In questo passato pre-blues da bravo ragazzo di 14-15 anni, prima che scoprissi questa musica che un po' mi ha salvato la vita da un presente nerd, no? Insomma, perché siamo fortunati ad avere le chitarre, è un privilegio questo di poter impazzire dentro dei pezzi di legno. Detta così sembra un po' Geppetto, però è vero, insomma. No, c'è poi chi si limita a niente, insomma. Ma di modo, da bravo ragazzo, la professoressa arrivava in classe e ci spiegava delle cose che poi a 14-15 anni, uno è una spugna, io ho un figlio di 14 anni e vedo che è una spugna, io poi lo sono diventato anche per altri motivi una spugna, suonando 3 sere alla settimana, però a quell'età là uno ci dice una cosa e crediamo quella cosa. Perché quando è arrivata la professoressa e ce l'ha spiegato carpe diem, io tuttora vivo ogni giorno con questa frase in testa, tant'è che ho scritto una canzone che si intitola proprio carpe diem, che è un inno a godersi la vita, a stare con gli amici senza preoccuparsi troppo di quello che succederà domani e bere del vino, stare tranquilli e fiduciosi nel presente più che nel futuro. E ho scoperto che carpe diem è una delle frasi latine, anche quando facciamo i concerti all'estero, è una delle frasi latine più famose al mondo, secondo me è seconda soltanto a coitus interruptus, probabilmente. Cards. Don't check the stars.